vicende non belle che gli operisti che abbiamo avuto in settimana ci hanno, mi hanno risolto il problema della, dell'adrenalina, della, dell'impatto emotivo e, della, e delle motivazioni in questa partita, perché se è vero che nella prima settimana di pausa, intendo, avevo questo timore, poi nella seconda abbiamo avuto due scavigliate, abbiamo avuto una serie di situazioni per le quali insomma, i superstiti del lavoro settimanale alla fine si sono contati e hanno detto qua bisogna alzare il livello di testosterone, e la partita si è, io credo, decisa su un primo quarto estremamente positivo, solido, in cui siamo stati molto decisi, in cui non abbiamo veramente limitato al minimo gli errori e tenuto alto il ritmo come volevamo difensivamente. Abbiamo corso, avremmo attaccato io credo l'80% dei possessi prima dei 6-8 secondi come piace e volevamo fare, e quindi lì la partita ha subito preso una direzione ben precisa. Abbiamo spinto ancora nel secondo, ancora nel terzo, aumentando il gap enormemente, quindi insomma poi la partita è rimasta su questi binari grazie alla concentrazione, grazie al lavoro di tutti in campo e anche fuori dal campo, direi, perché abbiamo preparato molto bene la partita cercando di appunto spingere il più possibile quando potevamo e gestire nel migliore dei modi, andando ad attaccare dove avevamo i vantaggi in quelle situazioni di metà campo che abbiamo limitato per fortuna e per bravura grazie appunto all'atteggiamento che abbiamo avuto. We'll be right back.